Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come fare questo cappellino da cuoco. Allora, adesso io questo l'ho fatto della misura giusta per una Barbie ed è veramente carino, ci sta giusto alla perfezione. E adesso le misure vi do più o meno queste. Io ho lavorato con un cotone un pochino grande, ho lavorato con un 5 di cotone e con un 2 di uncinetto, però volendo, ecco, voi potete anche realizzarlo in maniera più sottile, perché ad esempio questo qui è stato lavorato con del cotone numero 8, un uncinetto numero 1,75 ed è venuto più piccolino, vedete? Allora, questo può essere utilizzato benissimo anche come bomboniera, perché può essere un'idea carina anche per gli amanti della cucina. Oppure si può utilizzare lo stesso modellino, però facendo più punti di circonferenza, come poi vedete io ne ho fatti 32, ne potete fare di più, e poi anche adattarla alla Barbie eventualmente, senza utilizzare un cotone così grosso come ho utilizzato io. L'idea in tutti i modi è questa. Eventualmente per la Barbie è molto carino anche per le bambine, perché in giro non si trovano vestitini così, con un cappello da cuoco, un bellissimo grembiulino, e la Barbie assomiglia già a una perfetta chef. Iniziamo, io adesso vi faccio lo schemino base, che poi come volete voi potete utilizzarlo per entrambe le cose. Stiamo facendo 32 catenelle. Chiudete con una maglia bassissima sulla prima catenella. Poi nella stessa catenella lavoriamo la prima maglia bassa, perché dobbiamo fare 32 maglie basse. Dunque partiamo proprio dove abbiamo fatto la maglia bassissima, lavoriamo la prima maglia bassa. Conviene mettere il segnapunti e poi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Faremo, questo sarebbe il primo giro, facciamo dall'1 al sesto giro una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dunque sono 6 giri di 32 maglie basse. Allora, finito il giro, adesso andiamo a lavorare gli aumenti per far sì che venga diciamo la forma abbombata, no? Allora faremo due mezze, questa sequenza, due mezze maglie alte nella stessa maglia. Dunque il primo, mettiamoci lo stesso segnapunti, poi al massimo non ci serve, e facciamo due mezze maglie alte nello stesso punto. Dopo aver fatto le due mezze maglie alte nello stesso punto, lavoriamo tre mezze maglie alte nel punto successivo. Una, due e tre. Questa è la sequenza da fare in pratica per 16 volte fino ad arrivare alla fine. Dunque, d'ora in avanti parliamo solo di mezze maglie alte, dunque non vorrei sbagliarmi. Allora, rifacciamo. Nel prossimo punto faremo due mezze maglie alte lavorate insieme, e nel prossimo ancora invece ne faremo tre mezze maglie alte lavorate insieme. Una, due e tre. Lavorate questo fino alla fine. Chiudiamo con una maglia bassa all'inizio del giro. Poi facciamo 2 catenelle, anche prima potevamo lavorare 2 catenelle, vedete voi come ne volete iniziare. Poi andiamo a lavorare in ogni maglia sottostante una mezza maglia alta, dunque faremo un giro di 80 maglie alte, però lavoreremo così anche in pratica l'ottavo, il nono e il decimo giro, dunque faremo 3 giri di una mezza maglia alta in ogni maglia sottostante. Allora, vi trovate in questa situazione, adesso iniziamo a fare le diminuzioni. Dunque, l'undicesimo giro faremo, allora, 2 catenelle, sempre per che sostituiscono la prima mezza maglia alta, 4 mezze maglie alte, una diminuzione di mezze maglie alte, lo faremo per 13 volte questa sequenza. Allora, solo la prima mezza maglia è composta dalle 2 catenelle, dunque faremo altre 3 mezze maglie alte, una, due e tre, e poi facciamo una diminuzione
di mezze maglie alte. E di nuovo ripetiamo la sequenza, arriviamo facendo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4, e poi facciamo la diminuzione sempre di mezze maglie alte. Allora ripetiamo questa sequenza per 13 volte. Alla fine dovremo trovare due punti che faremo 2 mezze maglie alte normali. Arrivate alla fine, come vi ho detto, sono rimasti 2 punti, dunque farete 2 mezze maglie alte normalissime, poi vi andate ad agganciare sulla seconda catenella e andate a chiudere con una maglia bassissima. Allora, il dodicesimo giro faremo invece una sequenza di 2 mezze maglie alte e una diminuzione. La prima maglia alta sarà composta dalle 2 catenelle, poi facciamo la seconda maglia alta, diciamo, e poi dopo andiamo a fare la diminuzione. Dunque, ripetiamo, facciamo 2 mezze maglie alte e una diminuzione di maglie alte. Lavoriamo questa sequenza per tutto il giro, alla fine stavolta ci troveremo con 3 punti che le lavoreremo con delle mezze maglie alte così come si presentano. Il tredicesimo giro lavoreremo una mezza maglia alta e una diminuzione per tutto il giro. Dunque, 1, 2, la prima mezza maglia alta sarà composta dalle 2 catenelle e poi facciamo la diminuzione. Dunque, lavoriamo questa sequenza. Dunque, una mezza maglia alta e una diminuzione di mezze maglie alte per tutto il giro. In totale i punti devono essere 34. Vedete, si sta chiudendo. Proseguiamo con il quattordicesimo giro e faremo la stessa cosa. Una mezza maglia alta e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine però dovrebbe rimanerci un punto che lo lavoreremo così come si presenta. In totale abbiamo 23 punti. Quindicesimo giro. Faremo 11 diminuzioni e una mezza maglia alta, le diminuzioni sempre di mezze maglie alte. In totale dobbiamo avere 12 punti. Ora, come ultimo per chiudere il buchetto, faremo 6 diminuzioni di mezze maglie alte. Poi dopo andate a chiudere, oppure potete anche fare delle maglie basse. Come volete voi, perché è un pochettino difficile lavorare, come volete voi, che intanto la situazione è quella, e poi dovete andare a chiudere il buco, eventualmente con il filo chiudete completamente il buco. Ecco, dopo vedete il buchino, l'ho andata a chiudere e in pratica il cappello è fatto. Adesso questo l'ho fatto un po' grandino. Adesso vi faccio vedere fatto con del cotone un pochino più sottile. Ecco, e sono dei bellissimi cappellini da cuoco, e volendo sono molto interessanti da regalare. Adesso va molto anche in televisione le trasmissioni per i cuochi, così, e può essere un'idea originale anche da regalare. Allora, ecco il cappello finito. Come vedete, in questo caso qua, che l'ho fatto un pochino più grosso, può andare benissimo anche ad una Barbie. E l'idea è quella di fare proprio per mia nipote una Barbie chef. Dunque, con il cappellino da chef, e poi eventualmente fare un grembiulino. Chi ai bambini gli piace anche cucinare, potrebbe essere un'idea carina. Oppure, come ho detto anche all'inizio, potete farlo più piccolino, molto più delicato. Adesso io l'ho fatto azzurro, ma farlo sempre in bianco e utilizzarlo come bomboniere per una mano proprio della cucina. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Adesso mi potete trovare anche su Instagram con i miei lavori fatti e con tantissime idee. Ciao a tutti!